però il percorso può essere più complesso, più articolato, più ricco, e allora anche la logica subisce una modifica, perché quel semplice passaggio A uguale A può avere in mezzo una serie di altre mosse che lo rendono adeguato ai nuovi contenuti, rendono più complessa l'operazione e arricchiscono l'effettivo contenuto della razionalità. Mi spiego? Poi in effetti in realtà non ci sta un filo conduttore della neuroscienza, non è un metodo scientifico, perché anche la razionale tuttora non si sa, c'è un grosso dibattito. Ovviamente. Quindi cos'è razionale? Si è detto che c'è molti che sostiene che sia un parametro di verità, c'è chi sostiene che sia una conseguenza riduttiva della logica, cioè ci sono varie opinioni, però non solo, per questa io non riuscivo bene. Non solo, ma è addirittura vero questo, no? Che io posso usare il termine razionale in significati diversi. E quindi posso tranquillamente dire razionale ciò che consegue logicamente, ma posso dire che è razionale l'atteggiamento di Locke quando dice se la fede non è contro la ragione va accettata. Sì, però questo qui vuole creare un'ambiguità a tutti i costi. Cioè, no! Sì, perché io ambiguizzo il concetto, sì. L'ambiguità, quindi comunque sia in un discorso creo possibili punti di disaccordo. Certo, ma questo è un progresso. Questo è un progresso nella concezione stessa della ragione. Perché? Perché tu hai un problema grosso, enorme, che è questo, molto semplicemente. Se tu fai matematica o fai fisica, non puoi applicare le stesse metodologie se tu fai sociologia o psicologia, o se studi l'arte. Allora tu hai bisogno di strumenti razionali duttili, ovviamente usandoli nel momento opportuno. Non puoi usare lo strumento razionale adeguato all'arte in fisica. Però questo è chiaro, devo dire. Perfetto. Lo strumento è perfetto. Questo, perfetto. Questo, in chimica, questo è il compito della dialettica, per esempio. Esattamente questo. Per esempio, vedi, c'è un elemento importante che è Hegel polemizza contro quegli studiosi del Settecento che facciamo questo discorso, questo mito in realtà ha questo significato razionale. Lui si arrabbia e dice no, perché se tu riduci il mito al suo significato razionale, che cos'è che perdi? Il carattere mitico del mito. E tu devi render conto invece del carattere mitico del mito. Cioè non puoi appiattire tutto a, e quindi devi differenziare i vari a, rendere ambiguo, bene. Secondo me bisogna comunque essere chiari in ambito, cioè, certamente non essere ambiguo alla fine, questo vuol dire. Esatto. Dico, in ogni caso cosa vuol dire non sono ambiguo? Sono ambiguo quando dico questo e sia questo che questo, non ti dà la possibilità di capire quando è questo o quando è quest'altro. Ma questo io lo chiamerei confusione, non ambiguità. L'ambiguità, vabbè, è una questione di vocabolario. L'importante è questo, certamente bisogna che siano chiare le differenze, che sia detto con. Ma sai, bisogna che sia chiaro quando si parla di democrazia che cosa si intende dire. No, Valentini diceva che ce ne parliamo più della democrazia. Vabbè, ma comunque deve essere chiaro di cosa stiamo parlando. No? Se no, ora, questa accettazione della polisemia, della varietà dei significati di un termine, certamente è un elemento fondamentale dell'atteggiamento dialettico. Per esempio, lo si vede molto bene proprio in Leibniz quando affronta il problema dei termini vaghi. Questa pretesa che tutti i termini vaghi debbano essere ridotti a termini precisi non ha senso. In alcuni ambiti sì, in matematica sì per esempio, ma in psicologia? Allora bisogna sapere esattamente come muoversi in contesti diversi. In questo modo è chiaro che io costruisco un insieme. Un insieme che però non è appiattito, è veramente un insieme di differenze articolate. E questo è l'insieme dialettico. La ricchezza semantica della parola, esatto. Che però se non viene controllata diventa il caos. Esatto. Ma questo, la vicenda dei termini, è sempre la questione di contestualizzarli. Esatto. Se no, è appunto democrazia. La democrazia è stata usata in 100.000 modi
Dopo, alla fine io parlo del modo, ognuno parla del modo suo della democrazia, dopo più niente, quindi è importante che i termini vengano contestualizzati, purtroppo il lavoro non è troppo facile. Scusami, io vorrei anche sottolineare questo, che giustamente lo studioso Valentini dice questo, altri studiosi possono dire questo, se un uomo politico fosse così cretino da cominciare a distinguere i diversi sensi di democrazia, perderebbe voti, perché l'uomo politico guadagna voti nell'incertezza. Lo scopo è prendere voti. Capisci bene che se i girotondini intervistati ti rispondono noi difendiamo la libertà e qualcuno chiedesse quale libertà entrerebbe tutto diventerebbe, no? Allora invece bisogna difendere la libertà, se no dico mi trovo, no? Oh, scusate, noi avremo un altro appuntamento per finire il lock, dopodiché scatta il Rousseau. Allora, io penso che, mi pare che alcuni compagni si erano incaricati di Rousseau. Sembrerebbe opportuno, la prossima volta, quando ancora si parla di Locke, che questi compagni presentano uno schema in cui si dice Rousseau è nato, è morto, ha scritto questo, quest'altro, un riassunto sinteticissimo delle sue opere, no? Perché questo poi servirà per... Non corrisponde a questa esigenza. Ah no. E allora? Allora è pronto. Ma guarda, è bella pretesa. No, come hai detto, lo inizieremo. Certo, ma non corrisponde a questa esigenza. Ah no. E allora?